Allora, io vedo che qua siamo al confine tra Siderno e Lodi, diciamo che siamo vicino al Fiumara Novito, non tanto distante. Siamo a Siderno e vedo che qui ci sono dei campi sia di calcio sia di tennis, più altre attività che sono, diciamo, dall'altra posizione. C'è un campus sostanzialmente, Un no? Ecco. impianto sportivo completo e anche attività commerciali, attività turistiche, quindi è un territorio abbastanza denso, anche con la presenza di diverse attività agricole. Questa è una zona che ha una vocazione turistica e anche una zona socialmente importante perché è al confine con l'altro paese più importante della Lotride, che è Locri, e quindi, tra virgolette, è una zona di frontiera, una zona di contatto che, in virtù delle relazioni e dello sviluppo economico, commerciale e turistico, porterà questo territorio a poter essere, tra virgolette, un'altra provincia. Quindi noi oggi in questo territorio abbiamo una grossa responsabilità. La responsabilità è quella di fare attenzione a dargli i connotati adeguati, i connotati giusti, affinché noi nei prossimi anni possiamo investire, stare bene, produrre, creare benessere, vantaggi sociali. Qui è un territorio, ho detto, turistico perché ci sono diverse foresterie, ci sono tantissime attività agricole. Diciamo che in questo territorio tutti gli ortaggi che vengono, tra virgolette, venduti nei mercati dei comuni limitrofi provengono da quest'area. Infatti qui vengono a prendere le piantine, la frutta, ci sono allevamenti, aranceti, uliveti, è un'area di sport e poi siamo ai piedi della città delle 100 chiese. Io, alzando gli occhi, vedo la meraviglia di Gerace su quel promontorio, che è una cosa spettacolare. Quindi oggi c'è il rischio che se vengono fatte delle scelte sbagliate, più che scelte, se vengono imposte delle operazioni sbagliate, rischiamo veramente di chiudere in battente. Allora, le scelte sbagliate quali sono? Perché alla fine, cioè, tu dici ci sono delle scelte sbagliate. Chiariamo qual è la situazione proprio per essere chiari. Noi in questa zona, come dici tu, a quanta distanza, c'è un impianto, ci sono due impianti per essere sinceri, c'è il depuratore consortile dove confluiscono le acque reflue e Sì. le acque dei paesi, diciamo, tutte le isole, e in Limitrofi. più abbiamo l'impianto di trattamento meccanico biologico ormai a Siderno conoscitissimo, che è Come Aselea, TMB. che è il TMB. Ormai credo che lo conoscono tutti, perché tra le giuste proteste dei cittadini I disagi generali. e tra le sofferenze che spesso si trovano, Il famoso incendio che ha portato i residenti ad andare via per 2 o 3 giorni dalle proprie abitazioni, voglio dire, è abbastanza conosciuto. la settimana scorsa, tanto per capirci, ci sono stati 2 giorni consecutivi Assolutamente sì, la settimana scorsa è successa una cosa gravissima. Io presso il circolo tennis avevo dei tennisti che venivano da Locri a giocare e sono dovuti andare via perché all'improvviso alle 7:30-8 di sera è arrivata una puzza di marcio, di spazzatura veramente pesante che ci ha costretto ad abbandonare i luoghi. Poi ci siamo informati, ci siamo passati parola con gli altri residenti e questa puzza si avvertiva addirittura fino al campo sportivo o anche fino all'ex zona dell'ospedale vecchio di Siderno. Allora, tanto per capirci, indicativamente il vecchio campo sportivo sono 1500
all'incirca 1500 metri, ben misurati, ma più o meno. No, anche di più, Sì, anche. qui, no, però qui siamo a 1800. Dove tu sei adesso siamo a 1800. Come distanza? Sì, dal TMG Sì, siamo sì, lì. sì. Noi siamo, qui siamo praticamente sulla 106, a destra a circa 200 metri c'è la battigia, a nord, più che a nord, ad ovest c'è il promontorio di Gerace, che viene costeggiato appunto, per arrivare, viene costeggiato dal Novito, la strada che risale, e quindi una puzza pazzesca che poi si è mantenuta tutta la notte. Incredibilmente, le persone avvertivano questa puzza anche dentro casa, con le finestre chiuse si infiltrava. Ho sentito alcune famiglie che avevano avvertito anche l'odore all'interno dei propri panni dell'abitazione. So che ci si sta adoperando per formulare un'importante denuncia alle autorità, perché qui ad oggi la situazione non è sostenibile. Io ho dei campi da tennis, ho perso diversi clienti, ma anche i turisti che mi pare che siano venuti qui ad alloggiare nei mesi precedenti, nelle stagioni precedenti, dai balconi delle camere, delle foresterie, ci sono state delle lamentele con perdite e danni all'immagine pazzesca. Io so che c'è qui la Renault Sì, e poi c'è un'altra. ci sono due foresterie importanti, c'è anche un campeggio, c'è Sì, ci sono attività di tutti i un tipi. supermercato importante. Sì. Ci sono, comunque è una zona, diciamo, verde che ha una destinazione turistica. Oggi questa zona non può essere oggetto di scelte forzate, non democraticamente dovute, senza un'adeguata rappresentatività, perché se noi cancelliamo la democrazia del territorio e andiamo ad imporre delle scelte tecnicamente non adeguate, perché incompatibili con l'ambiente, ma anche politicamente sbagliate, perché attenzione, guardate che installare un mega impianto di trattamento dei rifiuti come quello che rischiamo di subire significa alzare una specie di muro di Berlino tra Locri, Siderno e Gerace. Questi territori non si potranno più unire, questi territori a livello turistico non si potranno più integrare, perché se si connatura il terreno, il territorio in un'area, zona di trattamento industriale dei rifiuti di quelle dimensioni, noi possiamo veramente andare via. Io non solo lavoro qui con l'attività sportiva, io ho anche la mia abitazione in Contrada Pellegrina Quanto dista dal TMB la tua casa? e io sono a circa 2 km. No, la distanza. Sì, io sono a circa 2 km, però in linea d'aria è proprio, siamo intersecati, Gerace, il TMB, tutta la linea delle abitazioni che scende, gli impianti sportivi, le foresterie, ma anche a Locri. Quindi all'obbligo lo sappiamo, diciamo che tu hai parlato anche con delle persone del luogo, che cosa dicono? Allora, le persone del luogo sono in parte scoraggiate, in parte sono rassegnate, perché qui si cerca di ottenere delle certezze che non arrivano mai. La politica non sta dando delle risposte adeguate e come dicono gli esperti, dove non c'è la politica ci sono delle vessazioni. Le vessazioni portano ad ottenere quello che non si vuole, quello che non è utile, quello che potrebbe essere di interesse soltanto di una parte, di chi vuole trarne profitto, ma noi non possiamo individuare e trarne profitto in questa operazione di ampliamento e considerarla un'operazione adeguata al territorio, perché è incompatibile. Tra l'altro, noi lo sappiamo, è inutile che ci nascondiamo, l'autorità di bacino ha inserito, se non vado errato,
un rischio importante, perché siamo in prossimità di un torrente e la destinazione urbanistica del comune di Siderno non consente che questa opera venga eseguita perché il piano regolatore non lo prevede. Io non so attraverso quale volontà, diciamo, politica o amministrativa o ambientale si possa pensare di snaturare un territorio e portare le persone ad andare via dopo che abbiamo investito soldi, dopo che abbiamo le nostre abitazioni, e quindi non possiamo subire una intrusione democratica da parte della regione che ci viene a portare sul piatto questo impianto che potrebbe essere, tra virgolette, stato negoziato da qualcuno di Siderno, non so chi, volendolo far passare come un qualcosa di unico. Ben vengano tutti i dipendenti, i lavoratori delle aziende che operano nell'ambito della spazzatura, tanto di rispetto, perché quelle sono delle persone che lavorano la notte, anzi dovrebbero lavorare meglio e danno un grosso contributo per quello che possono fare al territorio, ma qui non si può, qua bisogna investire sul turismo, sulle acque pulite, qua bisogna bonificare tutto il Novito, renderlo o anche potenzialmente un porto canale, le sponde del Novito dovrebbero essere tutte bonificate ed essere zone dove si può andare con la mountain bike a passeggiare. E purtroppo la presenza dell'impianto del TMB ha anche favorito sottobosco di rifiuti, perché i rifiuti non sono solo quelli che vanno al TMB, ci sono i rifiuti abbandonati lungo la strada che va al TMB, quindi qua non c'è nessuno che controlla, non ci sono telecamere, c'è un abuso per quanto riguarda l'accesso a queste zone che vengono continuatamente inquinate. Ricordo qualche mese fa addirittura la Guardia Costiera con l'elicottero venne ad inseguire dei camioncini per vedere dove andavano, sembrava di essere un film. Quindi questo territorio ha bisogno di attenzione. Io faccio un appello a tutti i rappresentanti politici del territorio di Locri, del territorio di Gerace, di Siderno, di Agnana, di Canolo, Antoninina, perché noi non possiamo subire la trasformazione del territorio attraverso degli impianti di smaltimento, rifiuti, acque, depuratorie e cose varie che non sono adeguate. Noi dobbiamo fare politica con il business turistico, il business agricolo. Noi, una volta un signore del WWF mi ha detto: voi siete salvi perché non avete le industrie chimiche. Se da voi ci fossero state le industrie chimiche, voi vi sareste trovati nei guai. Quindi la Calabria ad oggi è un territorio sano, è un territorio non inquinato, se riusciamo a salvarlo, perché non si sono mai insediate le industrie chimiche. E questo paradossalmente, per effetto di una chiusura sociale del territorio, a non accettare chi viene da fuori ad investire, ci ha aiutato e preservato ad essere, a rimanere tra virgolette verdi, a rimanere un territorio pulito. Quindi facciamo attenzione a valutare correttamente i passaggi delle prossime scelte, diciamo, industriali che vorrebbero calarci dall'alto e potrebbero definitivamente far fallire il territorio, oltre a quanto sia ad oggi danneggiato, perché sappiamo che a livello politico a Siderno negli ultimi anni non abbiamo tratto, diciamo, particolare beneficio. È inutile che ci prendiamo in giro. Chi sarà il prossimo sindaco avrà una grossa responsabilità. Non bisogna abusare degli interessi forti, la pace delle famiglie che abitano nelle proprie case, le attività commerciali sono tutelate dalla Costituzione, nessuno può venire a togliere
questo diritto di libera esistenza e di svolgere l'attività commerciale o agricola in questo territorio. Non si può assolutamente connaturare la zona sud di Siderno in area industriale del trattamento dei rifiuti, perché sarebbe una cosa gravissima e quindi nessuno si deve prendere la responsabilità di fare questa operazione.